Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio L. Radio L è la radio libera di Guagnano in Forma. Buonasera a Valentina Leuci, la dottoressa Valentina Leuci, che ci ha dato la possibilità stasera di averla come ospite alla nona puntata. Buonasera. Buonasera a voi. Tanti auguri, ne approfitto per fare gli auguri a tutti quanti, a voi di Guagnano in Forma e a tutti gli ascoltatori. Perfetto, auguri anche a te. Abbiamo il piacere così di chiudere questo 2007, bello brutto che sia stato, se non altro con tantissime sfaccettature, diciamo. Certo. Subito Diego, ti apro il microfono come sempre. Allora, abbiamo alla messaggeria, come sempre, di A Tu per Tu, Diego Civino, che ve lo presento subito. Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori e buonasera Valentina. Ciao. Comincio subito, Alfredo, scusami che perché è arrivato il primo messaggio, lo leggo. Finalmente qualcosa di bello in radio. Va bene. Grazie. Allora, un pochettino di sigla e dopodiché passeremo nel vivo di questa piacevole conversazione. Vi ricordo i nostri recapiti telefonici 0832 72 52 51, il nostro servizio SMS 349 65 88 559, la nostra email è radio@guagnanoinforma.com, oppure lasciare semplicemente un messaggio sul guestbook. Noi lo passeremo a Valentina e Valentina vi risponderà tranquillamente. Andiamo avanti con la prima domanda. Chi è Valentina Leuci? Chi è Valentina Leuci? Valentina Leuci è una 24enne di Guagnano, sì. Una semplice 24enne, simpatica, mi piace la vita in tutte le sue sfaccettature, non potrei dire altro che dei pregi, difetti non me ne vedo, sto scherzando. Niente, Valentina Leuci è quella che vedete, l'avete conosciuta anche tramite il giornale Liberamente, tramite il guestbook di Guagnano in Forma, di Villabacus, sono io, quella che vedete. Perfetto, andiamo avanti con l'altra domanda. Lei è caporedattrice di Liberamente. Da cosa è nata l'idea di creare un altro foglio informativo locale oltre a Guagnano in Forma? L'idea è nata così, per caso. Un giorno ci siamo incontrati con l'ingegnere Leone, con il dottore Walter Mazzotta, parlando, sanno che a me piace scrivere. Cioè, è una cosa mia innata, adoro scrivere. Si parlava di cosa fare per Guagnano in fondo è triste, bisogna svegliarsi un po', e per gioco, perché non scriviamo qualcosa, chiamiamo un po' di gente, dei ragazzi? E siccome è noto che a Guagnano fino a qualche anno fa in realtà ragazzi ce n'erano pochi, ma io dico pochi in giro, da farsi vedere, da farsi conoscere, è iniziato così per gioco, ho iniziato a girare tra la gente che conosco, altra gente, e ho trovato collaborazione, mi è piaciuto. E da qui è nato tutto quanto, fino a diventare un vero e proprio, tra virgolette, lavoro, ecco. Certo, perché occupa davvero tanto tempo e tu me lo sai dire benissimo. Sì, tanto tempo e tanta pazienza, spesso e volentieri. È vero. Però tu vedo che lo fai con molta passione, con molto amore questo lavoro soprattutto. Sì, mi piace. Mi piace davvero occuparmi il tempo per Guagnano. In fondo le critiche ci sono state, non è una sempre piacevole, questo no. Però è bello sapere di creare movimento, perché in realtà tra le critiche e i favori significa che qualcosa si sta muovendo, ed è quello che volevo, era proprio quello che volevo. Va benissimo. Altra domanda, come vede la realtà guagnanese? Un po' generica come domanda, come la vedo? Come ho detto prima era molto triste Guagnano, davvero triste uscire, non vedere nessuno. Adesso vedo più movimento, soprattutto nei periodi estivi, quello sì, si creano,
io noto, parlo sempre dei ragazzi della generazione comunque un po' più giovane, noto che si sono creati nuovi gruppi, nuove amicizie, nuove anche correnti politiche, perché no, bisogna dirlo, e questo mi piace, c'è fermento. Per adesso vedo la realtà guagnanese in fermento, non c'è niente di concreto, soltanto tanto tanto movimento. Tanto, perfetto, brava, esplicita e ammirevole. Nell'aprile 2007 è caduta l'amministrazione Rizzo. Secondo lei, quali sono state le cause più eclatanti che hanno portato a questa situazione? Le cause più eclatanti. Innanzitutto, la più eclatante di tutti è stata la dimissione dell'assessore Cremis. Sì. Veramente, più eclatante di questo non c'è potuto essere nient'altro. Con quello che è successo poi in piazza. Ovviamente, è stato molto plateale, poi se ne è parlato molto grazie anche a voi, alla vostra disponibilità del video all'interno di internet. Quella è stata la cosa più eclatante, da lì secondo me è nato tutto. Ora cosa c'è dietro non si sa, perché ci sono delle indagini in corso e si sapranno man mano. Vedremo. Ma l'unica più eclatante che ricordo sia quella di Rossano Cremis. Va bene. Lei pensa che il commissariamento stia giovando alla nostra comunità? Io credo che il commissariamento non giovi a niente. In realtà è un momento di stasi dove non c'è nessun cambiamento, nessun miglioramento e nessun peggioramento. A questo punto c'è chi dice che abbiamo toccato il fondo, io leggo sul vostro guestbook, sul nostro, gente che si lamenta di questo. Io dico una cosa, non so se abbiamo toccato il fondo, so solo che peggio di così non si può andare. Siamo arrivati, a questo punto sì. Bisogna metterci in moto, è inutile piangere su se stessi. Mettiamoci in movimento, cerchiamo di creare qualcosa per migliorare la nostra Guagnano. Iniziamo da zero, abbiamo la possibilità, riniziamo. Va bene. Un'altra domanda ancora, poi un piccolo break musicale. Allora, nel corso del 2007 abbiamo assistito ad un ampliamento e miglioramento delle aree di verde pubblico. Secondo lei era proprio necessario questo tipo di intervento o si sarebbe potuto effettuare un diverso investimento? Io penso indispensabile, necessario no, perché comunque necessario non è niente quando si tratta di aggiustamento di opere pubbliche, perché in realtà ci potrebbe essere sempre qualcosa di più importante prima. Però penso che abbia dato un qualcosa di più a Guagnano, si sia risvegliata la villetta della Madonnina, ci sia più verde, più possibilità anche per le famiglie di passeggiare in nuovi luoghi verdi. Guagnano sta crescendo, ci sono delle bellissime vie all'esterno di Guagnano, le varie uscite di Guagnano, perché non creare nuovo verde? Investiamo, ogni tanto cerchiamo di investirli anche in questo, giusto per rendere più carina la nostra vita. Va bene, andiamo avanti con un brano, un piccolo break, così possiamo dare un po' di pausa a Valentina anche. Grazie. Diego, c'è qualcosa nel frattempo? Non ho al momento niente. Perfetto. Il brano che ascoltiamo è di Pino Daniele, si chiama Quando. Non esiste.
eravamo distratti nell'argomentare con Valentina ed è partito anche l'altro brano. Allora, Diego, io vado avanti con le domande. Andiamo avanti. Te lo segnalo io, Alfredo. Perfetto, quando c'è qualcosa a esposizione, anche se vedo che gli utenti che ci ascoltano sono tanti, sia in modulazione di frequenza che sul web. Settembre 2006. Il maltempo abbatte uno dei simboli di Guagnano, la Vittoria Alata. Attualmente fonti ufficiali confermano che non ci sono i fondi sufficienti per poterla restaurare e rimetterla al suo posto. Che idea si è fatta in merito? Che idea mi sono fatta? Da premettere che quando è caduta la statua alata era il giorno del mio compleanno, il 26 settembre. C'è stata una bufera pazzesca, quindi lo ricordo benissimo. Che idea mi sono fatta? Purtroppo non è colpa di nessuno. Era vecchia, andava curata, andava aggiustata, andava cambiata, non lo so. Forse la colpa è stata non prevedere una cosa del genere. L'unica colpa è questa. Purtroppo il nostro monumento rimarrà lì senza nessuna statua e mi dispiace. Certo, però... noi siamo rimasti male, abbiamo anche sottolineato in altre trasmissioni perché sì. Neanche una corona d'alloro è stata messa in quel monumento. E se vedi, Valentina è buttata proprio alla sua sorte. Questo mi dispiace molto. Mi dispiace davvero tanto, perché in realtà era diventata una specie di simbolo dentro Guagnano. Ci sono tantissime foto, poi la nostra villa comunale è meravigliosa. Io l'adoro quella villa. E quella statua dava un tocco in più, era un simbolo, veramente un ricordo davvero importante per il nostro paese. Purtroppo è caduta, speriamo, anzi faccio un appello, se qualcuno, non so chi si deve occupare di questo, però che lo faccia al più presto, giusto per dare un tocco in più anche alla nostra villa comunale. Speriamo bene. E per la seconda puntata di A Tu per Tu era stato invitato come ospite l'ex assessore Rossano Cremis, che aveva accettato con entusiasmo l'invito. Poi un improvviso dietrofronto. Ci è dispiaciuto perché avevamo cercato spesso, non te la pongo questa come domanda ma bensì come discorso, di avere qualche esperimento in più del centrodestra guagnano, ma in realtà poi siamo rimasti più su esponenti di centrosinistra che di centrodestra, e questo purtroppo ci è dispiaciuto perché cerchiamo sempre di essere equi nel fare le cose. Andiamo avanti con la domanda. Dopo l'intervento di Toto Pezzuto ad A Tu per Tu, più volte è stato richiesto, ecco mi aggancio subito alla domanda di prima, l'intervento di altri esponenti del centrodestra senza nessun esito positivo. Pare che il problema sia da ricercarsi in una scarsa coesione che si sta verificando in questa corrente. Perché secondo lei? Io penso che il problema non sia dovuto al fatto di una scarsa coesione in questa corrente. Io penso che il problema sia dovuto al fatto che, come dire, anch'io ho avuto gli stessi problemi. Purtroppo noi cerchiamo di essere il più equi possibile, è vero. Però molto spesso in un paese, in una realtà come Guagnano, tendono a fissare il giornale, un giornale di centrodestra, un giornale di centrosinistra, un giornale libero. Quindi molte persone sono restie, ma non parlo solo del centrodestra, parlo anche del centrosinistra. Anch'io sinceramente ho trovato dei problemi a poter intervistare altra gente di centrosinistra. E il fatto è dovuto, non so, non dico paura, perché paura no, però magari cercare di evitare il confronto, non si ha il coraggio, ecco, io non mi sono creata problemi sinceramente, con tutto che liberamente Guagnano in Forma all'inizio abbiano avuto tanti screzi, sì. Sono partita, sono venuta tranquillamente, anzi mi ha fatto un piacere enorme, ne sono contenta. A me dispiace che ci sia questo comportamento, sì, infatti faccio un appello, perché questo è il modo migliore per esprimere anche le proprie idee, il proprio pensiero politico. La politica non è fatta solo in piazza, è fatta anche con queste iniziative, riuscire a dimostrarsi imparziali nei confronti di tutti e certo. Quindi presentarsi. E dare soprattutto una mano al nostro paese, dare man forte al nostro paese in modo che crescano quelle piccole cose che possono sembrare piccole, ma in realtà poi ci si può arrivare a dare un buon contributo. Guagnano in Forma si è occupato spesso della zona Civino, che tuttora, dopo varie promesse, è abbandonata a se stessa. Crede che mai qualcuno si muoverà concretamente? E chi lo sa? Sono anni che io sento parlare della zona Civino, anche prima che ne parlavaste voi. Chi lo sa? Spero ci sia qualcuno. Io sinceramente ne capisco poco di questo. Lo ammetto, è una mia pecca in questo campo. Però non so chi si dovrebbe muovere in realtà. Però il problema, Valentina, è che da tanto tempo quella zona è buttata lì.
a nessun, nessun utilizzo, perché ovviamente così come è messa andrà sempre a decadere, sì, quindi alla fine se oggi ci vogliono, che ne so, 100.000 euro per sistemarlo, fra 10 anni ce ne vorranno 150.000 euro e quindi diventerà sempre più impossibile poterla sistemare. Beh, a questo punto ci vorrebbe un appello ai prossimi politici, candidati sindaci, candidati assessori, prossime liste, di creare un vero progetto, che sia un reale progetto per aggiustare questa zona. Se proprio non ci sono le possibilità, allora a questo punto andrebbe bene anche un privato, magari un privato prenderlo, aggiustarlo a modo suo e aprirci in qualcosa. Certo, io in quell'occasione ho fatto un articolo, ma fui attaccato in maniera tremenda, come sempre. Sì. Ma non era lo scopo di fare politica, ma lo scopo veramente di vedere quella, perché poi si è andati lì sul posto a fare delle foto e c'era di tutto buttato, sì, Eternit. Tuttora ancora continuano. Immagino un pochettino. Sì. I guagnanesi, dopo i vari eventi che si sono succeduti, hanno perso la fiducia nella politica. Cosa dovrebbe fare, secondo lei, il politico locale per riconquistarla? Secondo me il politico locale per riconquistarla dovrebbe credere realmente in quello che fa. È una cosa difficile, lo dobbiamo ammettere, perché comunque c'è un abbassamento degli ideali, sto parlando anche di politica nazionale, i veri ideali sono scarsi, sono diventati pochissimi. Deve credere realmente in quello che fa, deve volerlo realmente. Io penso che adesso per Guagnano appunto siamo in un periodo di fermento, quindi bisogna, magari che ne so, volti nuovi. Gente nuova che ha delle idee, gente come voi, come, non dico per forza voi ovviamente, gente che ha avuto il coraggio di mettersi in mezzo. Noi ci siamo messi in mezzo, ci siamo messi in gioco, tra le varie scontri e incontri siamo riusciti ad andare avanti e abbiamo capito che la nostra idea è giusta. Se qualcuno si occupa di politica, adora la politica e sa che c'è qualcosa da cambiare, giovane, non giovane, grande, sarebbe una cosa buonissima mettersi in gioco. Mettiamoci in gioco, creiamo nuove idee, creiamo nuovi progetti, però che siano reali per Guagnano e soprattutto per i giovani di Guagnano. È quello che dico sempre, i giovani hanno bisogno di rimanere qui, perché sono la forza e la vita del nostro paese. Quindi inventiamo qualcosa, mettiamoci sotto, nuove idee, nuovo lavoro. Non so, io non sono un politico, non posso dirlo. Qualcuno si metta in mezzo e faccia qualcosa per Guagnano. È un appello che faccio a tutti. E riconquistiamo questa fiducia che ormai la gente sta perdendo. È vero. Diego, c'è qualcosa? Ti vedo attento, stai filtrando sicuramente qualcosa. Lo sto leggendo un attimo. Prima me lo leggo. Vado avanti, perfetto. Le varie correnti politiche locali sono in movimento per affrontare le prossime elezioni amministrative. Chi secondo lei è il favorito? O chi potrebbe essere il favorito? Ma chi lo sa? Bisogna prima vedere il favorito di quale, in quale lista. Ora, in realtà, diciamolo, non si sa proprio niente cosa si sta creando. Sì. Perché sia al centro-sinistra che al centro-destra c'è ancora un periodo di fermento. Non si è creato niente di davvero concreto, se non le voci da bar o da paese dove si parla. Chi può essere il favorito? Gente che ha delle idee reali. Io penso che il favorito sarà colui che si presenterà di fronte alla gente o qui in radio, in qualsiasi modo, scrivendo su un giornale o sull'altro, affrontando, cioè questo è il mio programma, da dire questo è il mio programma politico, ho intenzione di farlo, so che ho la possibilità di farlo, quello sarà il favorito. Solo quello, sia in ambito sia di centrodestra che di centrosinistra. Sì, non parliamo di schieramenti, parliamo proprio parlo di personalità, di uomo, uomo singolo, fisico. Che dia veramente un forte contributo. Certo. Vedremo. Allora, Diego, prego. Il messaggio dice, ciao, Valentina, tu dici che in politica ci vogliono volti nuovi e giovani. Perché non ti fai avanti tu per prima? Perché io di politica non ne capisco niente. Sinceramente, io mi sto creando un'idea politica e sarebbe stupido per me mettermi in politica già da adesso, sono troppo acerba. Non c'è un modo, a parte che non ho il tempo fisico, proprio il tempo materiale. E poi penso abbiate più bisogno di persone che ne capisce di più, che capisca di più. Perfetto. Allora, andiamo avanti con un brano, un piccolo break. Il brano è di Fiorella Mannoia, si chiama Il Pescatore. Buona pesca ci sarà e canta le tue canzoni che burrasca calmerà.
Pensa, pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò. E tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò, con Dio di te parlò. Dimmi, dimmi, mio Signore, dimmi che tornerà. L'uomo mio difendi dal male, dai pericoli che troverà. Troppo giovane sono io, ed il nero è un triste colore. La mia pelle bianca e profumata ha bisogno di carezze ancora, ha bisogno di carezze ora. Pesca forza, tira pescatore, pesca non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare. Mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, quando la sua furia diventa grande e la sua onda è un gigante, la sua onda è un gigante. Forza, tira pescatore, pesca non ti fermare, anche quando l'onda ti solleva forte e ti toglie dal tuo pensare e ti spazza via come foglia al vento che vien voglia di lasciarsi andare. Più leggero nel suo abbraccio forte, ma è così cattiva poi la morte, è così cattiva poi la morte. Forza, tira pescatore, pesca non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare. Mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, che si placa e tace senza resa, e ti aspetta per ricominciare, e ti aspetta per ricominciare. Un saluto agli amici di Radio L dagli stereo. Allora, hanno salutato anche gli stereofobia in questa occasione, ma però sinceramente quando c'è il pezzo musicale andiamo avanti con le discussioni in studio con Valentina, Diego e tutti quanti, quindi spesso finisce il brano. Sì, non ce ne accorgiamo sì. Come prima. Allora Diego, prego. Sì, è arrivato proprio un messaggio adesso in risposta a quello che ha detto prima Valentina sì. Per quanto riguarda la politica, dice: credo che ne saresti capace. A vedere la fine che hanno fatto i precedenti, che secondo me ne capivano meno. Grazie per la fiducia, ci penserò, che vi devo dire. Allora, posso andare? C'è qualcosa? Sì, sì, vai avanti. Ecco, aspettavo sempre il tuo via. Si può facilmente notare la sua facilità nel mettere per iscritto ciò che pensa. Oltre liberamente, pare che lei scriva anche per altre testate giornalistiche. Quali?
Io non scrivo per altre testate giornalistiche, ho scritto dei comunicati stampa per la mia associazione, sono collaboratrice di un'associazione, si chiama MIDU, Movimento Italiano per i Diritti Umani Sport Handicap, e molto spesso mi sono prodigata ad aiutarli a scrivere dei comunicati stampa per delle iniziative che hanno svolto, ho presentato anche dei concerti per loro, per concerti lirici, sempre a livello di amicizia per poter assecondare queste associazioni che nascono e si mantengono grazie alla beneficenza di altre persone, quindi è sempre bello riuscire ad essere amici di queste persone. Per il resto no, oltre liberamente non scrivo proprio in altre testate giornalistiche, ma sono stata fortunata, comunque qualche mio comunicato è stato messo per iscritto sugli altri giornali e basta. Ho visto anche in occasione, mi sembra, dell'anno scorso, della festa patronale, sì. Stavi occupando di qualche iniziativa sociale, vero? Forse collante, qualcosa? No, avevo visto sì. Qualcosina, non mi ricordo. Città sotto le stelle, sì, non qualcosina, ricordo, sì, ora sì. Non ricordo bene il nome. No, io sì, era un'associazione, si chiama Libere Menti Crescono, era un'altra Perfetto, associazione sì, di altre ragazze, sì. E mi hanno chiesto di collaborare con loro per quella iniziativa, non collaboro proprio direttamente, ed è stato un piacere. Però in quell'occasione, ti ho notata anche in quell'occasione. Sì, anche per le uova di Pasqua, per i genitori, per... non ricordo l'associazione oncologica sì. Di genitori di ragazzi che hanno problemi, malattie, io ho collaborato con loro in varie occasioni, in alcune occasioni. Va bene. Diego, possiamo andare avanti? Sì, sì, puoi andare avanti. Guagnano in Forma nasce nel 2004, sono ormai 3 anni di attività, mi può dare un suo parere? Allora, un mio parere, lo sincera, devo dire, però, sono sincera, l'ho detto anche prima quando non eravamo ai microfoni, Guagnano in Forma ha dato tanto a Guagnano. Guagnano in Forma e Liberamente sono 2 giornali che hanno smosso veramente tanto Guagnano. Forse voi un po' di più perché avete più la possibilità di lavorare nel campo, ecco, avete più collaboratori, avete più mezzi per poter riscontrare i pareri delle altre persone e quindi captarli più al volo. Guagnano in Forma mi piacciono tutte le altre iniziative che avete creato come Radio L, prossimamente TVL, spero che si cresca, davvero, lo spero. Ti ringraziamo e siamo contenti di questo. Anche per lo stesso paese, non dico certo, solo per me, ma per il paese in generale, perché state dando davvero una mano a tutti quanti. Speriamo bene. Lo staff di Guagnano in Forma sta tentando di ampliare i propri confini e di intraprendere nuove iniziative sociali. Un giorno riusciremo ad avere al nostro fianco? E chi lo sa, sì, perché no? Sarebbe bello. Ditemi voi quando, se è possibile, io sono sempre disponibile, non ho problemi. È un nostro piacere, nel vero senso della parola. È un piacere anche mio, davvero. Perfetto. Andiamo avanti ancora con l'altra domanda. Se le chiedessi di descrivere in 3 aggettivi Valentina Leuci, cosa risponderebbe? Allora, innanzitutto sorridente, mi piace tanto ridere, poi cos'altro? Temeraria? Non ho problemi a sapere, a conoscere il parere che hanno gli altri di me, non ho problemi anche perché è un modo per crescere, rafforzare il proprio carattere, capire in cosa si sbaglia e migliorarsi. E un altro aggettivo, non lo so, testarda. Abbastanza testarda, sì. Quindi quando ti metti qualcosa in testa devi farla. Sì, la devo fare. Molto spesso mi ha aiutato e molto spesso mi ha fatto cadere in problemi assurdi. Non è sempre bello essere testardi, però purtroppo lo sono, lo ammetto. Però spesso chi è testardo la spunta alla fine. Speriamo. Speriamo di continuare così. Allora, un'altra cosa. Prego, Diego. Ho visto il ditino che hai messo come... No, tutto a posto. Allora, noi spesso a tutti gli ospiti chiediamo, che poi mettiamo in rotazione su Radio L, una frase. La frase è questa. Un saluto a tutti gli amici di Radio L da Valentina Leuci. Se tu vuoi partecipare a questo. Va bene. Allora, abbassiamo la musica. Prego. Un saluto a tutti gli amici di Radio L da Valentina Leuci. Perfetto, grazie Valentina. Grazie a voi, figuratevi. Grazie. Tanti auguri di nuovo di buone feste a tutti quanti e che sia un 2008 meraviglioso per tutti. Anche per te, per Liberamente e per Guagnano in Forma e per tutte le persone che sono a fianco. Va bene? Va bene, grazie a voi. Grazie di essere stata qui con noi e ringraziamo ancora. Diego, a te la parola. Un buon proseguimento di serata a tutti i nostri ascoltatori. Li invito a rimanere sulle nostre frequenze, se ascoltano un po' di musica. E poi buona serata.
Buonasera a tutti. Ciao a tutti. Un attimo solo, mi scuso ancora una volta, ma la solarità di Valentina stasera mi ha un pochettino confuso. Allora, ricordo solamente che questa trasmissione andrà in replica sabato alle ore 14 e andrà ancora in replica domenica alle ore 14, quindi chi vuole riascoltare questa trasmissione può riascoltarla. E abbiamo chiuso in bellezza con Valentina Leuci. Buonasera ancora a tutti e buon ascolto con le selezioni musicali. Va bene? Tanti auguri. Rinterrompo un pochettino il tutto ricordandovi che il 2 gennaio alle ore 16 avremo in collegamento telefonico in via eccezionale Cristina D'Avena, quindi mi raccomando non mancate in quell'occasione. Quindi Valentina, anche te ascoltaci in quell'occasione. Non mancherò. Ecco, la trasmissione, Alfredo, ricordiamo che la trasmissione è Music is Life, scusate, condotta da Dandy e da Faster, sì. E trasmissione appunto che nella prima puntata ha trattato solo ed esclusivamente sigle di cartoni animati, quindi l'intervista e l'intervento di Cristina D'Avena sarà a tema. Quindi attendiamo la voce di Cristina D'Avena, così certo. Arricchirà il palinsesto di Radio L di Guagnano in Forma. È un modo per ritornare ai più piccolini. Ecco, ciao a tutti.